Ciao a tutti! Oggi prepareremo i panini filanti al salame. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, farina di tipo Manitoba, acqua, strutto, zucchero, lievito di birra fresco, sale, salame e provola dolce. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero ed il lievito ed azionare il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere lo strutto la farina di tipo 00 la farina di tipo Manitoba il sale ed azionare il bimby in modalità spiga per 5 minuti. Aggiungere il salame ed impastare per un minuto in modalità spiga. L'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo divideremo in panetti da 60 grammi ciascuno. Allargare l'impasto. Mettere il formaggio e chiudere, formando delle palline. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Lasciare lievitare in forno spento con luce accesa, coperti con un canovaccio, per circa 1 ora e 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso i panini. Spennellare la superficie con il tuorlo e il latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20 minuti circa, o comunque fino a doratura. I panini sono cotti, serviamoli. Panini filanti al salame. Grazie e alla prossima ricetta.